Capitano al Quirinale, Mattarella, che ne pensa? Cosa ne penso? Lo trovo una persona molto responsabile, seria e con i valori proprio rispettati. Come politico ha avuto modo di apprezzarlo? Complessivamente sì, sempre in un quadro un po' generale, diciamo. Non mi sono soffermata più di tanto, però la sento una persona adeguata. Bene, a posto. Una persona adattissima. Stavamo guardando in diretta. Stavamo guardando infatti in diretta questo, la votazione del presidente. Dico che secondo me è l'uomo giusto, non tanto al posto giusto, ma al momento giusto. E va bene come scelta? Come no. Perché? Perché è un uomo di cultura, un uomo cattolico e tutto quello che è complesso. Un uomo buono. Quindi non ci sarebbe potuta essere una miglior scelta? No, questa è la migliore, guarda. No, perché è una persona che ha un certo curriculum e potrebbe comunque rappresentare, per quello che so del curriculum, una buona alternativa e una persona che possa essere imparziale e possa mettere d'accordo, insomma, un po' tutte le forze politiche che per ora in qualche modo sono un po', come dire, contrastanti tra di loro. Avete scelto forse le persone sbagliate. Per ora abbiamo seguito ben poco la cronaca, quindi non saprei. E Mattarella chi sia? No, non sappiamo molto, quindi cioè meglio io no, forse lei. Nemmeno. mi sembra sempre una persona troppo anziana. Non so quanto può durare. Vediamo che cosa prima. Che cosa Ma succede? Perché ormai io non vedo più. Prima voglio vedere quali sono gli atti che compierà questo uomo. E poi. Gli deve garantire il rispetto e l'applicazione della Costituzione. Intanto quello, poi da lì, secondo me, viene il resto. Ormai è talmente marcio il sistema che purtroppo penso che neanche lui potrà. Però di Mattarella come persona, come sì, politico? Sì, no, come persona è una persona rispettabile, assolutamente. Diciamo che ci potrebbero essere persone più competenti per stare lì, però purtroppo siamo in Italia e tante cose vanno in un certo modo. Chi vorresti? Tutto qua. Non lo so, sinceramente. Ad oggi non mi sento rappresentato da nessuno. Ho certo un passato abbastanza in salita, nel senso che ha passato delle cose che non si augurano a nessuno, quindi l'esperienza sicuramente ce l'ha. Vediamo se la nostra bella regione si può riscattare un tantino. Speravo in qualcos'altro, ma era impossibile, quindi nel peggio è il meglio. In chi sperava? Ma una personalità, Zagelbeschi per esempio. Mattarella al Quirinale, come Presidente della Repubblica.